allora oggi un nuovo video e questo è un video haul. Ebbene sì, vi mostro un po' dello shopping che ho fatto io, in più tutte le novità make up pose appunto che ho ricevuto, ma ci sono anche tipo le scarpe che ho acquistato. Insomma, vi mostro un po' di tutto. Comunque ho già fatto un altro video dove vi mostro altri acquistoni, perché ho svaligiato Sephora, ve lo metto qua sopra con delle novità top. Allora, inizio col dirvi sulle labbra il mio lipstick, il rossetto è questo qua fighérrimo ed è di Neve Sakura Mochi, uno dei nuovi, bellissimo, a me piace tanto, è anche abbastanza confortevole, ma ne parleremo tra poco di Neve. Comunque, se vedete un po' gli occhi strani, a volte voi mi dite che i trucchi mi fanno sembrare gli occhi stanchi, no, è l'allergia, ragazze, che mi fa avere questi occhi, perché non so se lo notate, anche il collo sta veramente a pezzi, purtroppo. Infatti tipo non vorrei girare video, però cioè mi piace troppo per non farlo, e quindi allergia, fottiti. Comunque, allora iniziamo. Allora, ho fatto degli acquisti da Wycon, ormai Wycon, cioè me ne deve arrivare anche un altro di ordine, vi ho detto tutto, sta diventando la mia droga. Comunque c'era l'offerta, e c'è tuttora se non erro, che con 29,90€ vi fanno il 20% su tutto, in più ci sono le spese di spedizione gratuite per qualsiasi importo, perché purtroppo a Roma sembrerà strano, ma dove abito io non c'è Wycon, nei posti che frequento non c'è Wycon, quindi mi tocca comprare online, non che mi dispiaccia, però vabbè. E il pacco mi è arrivato in un solo giorno lavorativo. Ho comprato delle cose, altre cose le ha comprate mia sorella, che però come una scema gliele ho date, se no vi avrei mostrato anche le sue. Comunque ho comprato il paccone gigante di salviette struccanti, queste sono le Bifasic Wipes, vabbè, le salviette appunto bifasiche della Wycon, sono 72 pezzi, pagate 4,90€, cioè un faldone gigante, e sono veramente fantastiche, struccano di tutto. Io sono una di quelle che si strucca sempre con i vari passaggi, però quando arriva tardi la sera praticamente a volte capita che non mi strucco e vado a letto truccata e sporco tutto, quindi ho deciso di ritornare alle mie salviette. Diciamo che evitavo di fare questa cosa il più possibile, col fatto che appunto poi mi ritrovo i cuscini macchiati, però capitava lo stesso. Con le salviette ci sto prendendo più gusto, nel senso, se prima mi capitava una volta a settimana, mo le uso almeno 2 o 3 sere. Infatti sono un po' contraria, però meglio 3 sere che appunto ritrovarmi tutta sporca. E queste sono quelle che invece già ho aperte, che sono quelle piccole appunto, che sono invece tipo 20 pezzi 25, e costano 2,90€. Ovviamente convengono più queste perché hanno poi la chiusura, quella faga così di protezione, mentre queste, a forza di usarle, poi piano piano questa si leva una gran rottura, perché rimangono aperte e si seccano prima. Grazie a Dio comunque sono molto imbevute. Poi ho preso l'acqua di Panarea, che è un profumino, un'acqua profumata, questa qua a 100 ml costa 6,90€, e praticamente queste acque profumate ce ne dovrebbero essere almeno tipo 5-6, e sono praticamente i dupe dei profumi più costosi, tipo ad esempio c'è Hypnotic Poison, il dupe di Narciso, il dupe di Alien, questo non mi ricordo che cos'è, però vi giuro, quando lo snifferete ve ne innamorerete. E praticamente io adoro le acque profumate, infatti ne acquisterò anche altre, perché praticamente sono i profumi che uso di più la primavera e l'estate, perché li metto la mattina, anche se non durano tanto, io questi poi li metto in borsetta e li riapplico durante la giornata, anche sui vestiti, quando soprattutto sto sull'auto che devo prendere i mezzi, perché veramente a Roma puzzano, e quindi niente, le adoro, perché per il prezzo che hanno non dureranno tutto il giorno, però appunto secondo me vanno più che bene per un uso quotidiano. E poi col fatto che sono anche di dupe, di quelli più costosi, quando ho l'originale, tipo quando ho Alien, praticamente metto di base Alien e poi durante il giorno vaporizzo il dupe. Poi ho preso questo set carinissimo, veramente, che è il Real Kisses for Real Woman, che praticamente sta a 6,90€ in sconto, già tipo da 12, e in più se non erro mi è passato anche questo col 20, quindi veramente non ho pagato niente. E ha
questa sua pochettina che secondo me è comodissima per i viaggi, anche magari per mettere solo le pinzette, le forbicine, perché ha anche lo specchietto, quindi molto utile. O anche magari un mini kit da borsetta, perché no? Perché poi guardate, è piattissima, non occupa niente, si può anche schiacciare. E dentro contiene due prodotti, che sono la matita e il rossetto in abbinato. Io ho preso la numero 10, che si chiama geranio, ed è praticamente, appunto, come dice la parola, un rosso. Vabbè, il packaging è carinissimo, un po' plasticoso, mi ricorda tipo Minecraft, che è un gioco, però è appunto questo rosso bellissimo. Il lipstick è abbastanza cremosetto, lucidino, eccolo qua, ed è ovviamente confortevole sulle labbra, io l'ho già messo, e qua c'è appunto anche la scritta Real Woman, questa là, insomma, quella della pochettina. E la matita ovviamente ha lo stesso identico colore, solo che è opaca, ovviamente, e cioè ovviamente non è detto, non è scontato, è opaca, quindi potete sia metterla da sola, ad esempio, se vi piace l'effetto opaco visto che è identica al rossetto, sia ovviamente usarla come matita per contornare, e poi mettete il lipstick. Se non vi piace comunque l'effetto lucido, magari tamponate con una velina la cipria per renderlo comunque meno transfer, diciamo. E niente, questo è appunto l'acquisto che ho fatto da Wycon. Poi, in un giorno di depressione, come non potevo passare da Sephora, non potevo, e ho acquistato una maschera. Allora, io nei miei anti-haul non comprerò mai le maschere di Sephora a 3,90€, ma infatti non l'ho comprato, ho comprato direttamente una di Too Cool for School a 4,90€, ok, che avevo il 20, però sono così suonata. Però praticamente io ho seguito la storia di Ale Hilton, ha detto che questa maschera ha degli inci buoni, e poi mi ispirava il fatto che appunto contiene acqua di cocco per rendere la pelle idratata. Comunque la proverò, è di quelle maschere in tessuto, e poi vi farò sapere se mi piace o no, anche se sicuramente non so quando potrò riprendere una maschera che costa così, perché ragazzi io non lo so, ma sono un po' tirata con le maschere che costano così. Ecco, già quelle della Moussouv che vedete nel video haul che vi ho detto inizialmente, comunque costano 2,50€ l'uno, e mi sono sacrificata, ma 4,90€, ok che c'è il 20, però sempre 3€ l'ho pagata, 3,90 tipo. Poi ho preso un contorno occhi, che questo ho visto da Kravis Girl Lucia, un bacio bellissima se vedrai mai questo video, ed è praticamente il Panda Dream So Cool Eye Stick, che è questo il packaging, questo è il prodotto, cioè no, guardatelo, no, cioè ditemi se non è puccioso, ditemi se lui non potrà entrare nelle vostre case. Vabbè, sono esaurita. Comunque è bellissimo, cioè io lo adoro, mi assomiglia, poi è cicciottello come me, e praticamente una volta aperto è proprio un classico stick di questo colore tipo puffo. No vabbè raga, c'è un calabrone, porca trota, è uscito, quindi posso ricontinuare a vivere. E stavo dicendo, è un contorno occhi verde puffo, celeste puffo, non so il colore, azzurro puffo, perché verde, vabbè, è molto fresco al tatto, molto, ha un profumo ambiguo che non riesco a capire se mi piace o no, e diciamo è molto fresco al tatto e rende anche la pelle morbida. Sicuramente non sarà alla pari di Martina Gebhard, che quello è super idratante, però magari per un uso quotidiano pre trucco può essere buono. Poi costava 10,90€, sempre col 20, quindi sotto 10€, che non è secondo me tanto, ecco, per un contorno occhi, almeno questo è ovviamente il mio pensiero. E poi mi sono ripresa lo scrubbino che avete visto nei prodotti finiti, e tutte mi avete confermato che non è il mio che era fallato, ma anche tutti i vostri scrub labbra gommage di Sephora Aloe, che sarebbe quello scrubbante, con un uso continuato praticamente perdono le particelle sfolianti che servono per scrubbare e diventa un classico burro cacao. Io vabbè, l'ho comunque voluto prendere perché attualmente non ho altri scrub labbra, e anzi se ce li avete consigliatemeli, che mi vado a comprare un vero e proprio scrub labbra. Questo comunque all'inizio lo uso come scrub e poi comunque come burro cacao, devo dire che mi piace, quindi poi stava a 4,90 e mi è passato col 20, forse perché ho la gold, però a me è passato, forse si è sbagliata lei, però a me è passato col 20. Poi prodottini super profumosi,
parliamo di Lush. Allora, Lush ha fatto uscire dei prodotti per la festa della mamma. Il primo prodotto che vi mostro è un sapone, si chiama Rosebud, è stupendo, cioè guardate, è tutto inciso, non lo so, mi ricorda un po' tipo l'Egitto, non so perché, poi non ci sono mai stata, quindi vabbè, ho detto sta cazzata. Comunque sia, ha una fragranza un po' strana di rose, che a me non è che piace tanto, che fa impazzire, però questi qua sono super morbidosi e sono perfetti per lavare e idratare allo stesso tempo le mani, ma potete utilizzarli anche per tutto il corpo. Altro prodotto che hanno fatto uscire per la festa della mamma è Mamma in a Spin, ossia lo spinner. Questo qua è uno spinner, praticamente sarebbe una, sì, bubble spinner. Ok, ora farò danni. Sì, ok, questo è lo spinner di una rincoglionita che non sa usare lo spinner, però è uno spinner, giuro. Vabbè. La cosa che più mi piace e che sono gasatissima è l'Honey Beer, ossia un olio da massaggio a orsetto. Eccolo. No vabbè, guardate, ditemi se non è pucciosissimo anche questo. Allora, questa ha una fragranza un po' forte che non sono riuscita a capire bene, poi io di ingredienti non ci capisco una mazza, quindi non so. Ah, dice che ha vaniglia, miele, cioccolata, è molto molto buono, molto dolcino. E mi ricorda infatti qualche dolce, ma non mi viene in mente quale. Vabbè, comunque è carinissimo. L'olio da massaggio di Lush io li adoro perché rendono la pelle morbidissima e poi la fragranza vi rimane tipo tantissimo sul corpo. Infatti io ve li straconsiglio. Tra l'altro c'era Nicole che li usava all'inizio quando faceva i video Kiss and Makeup, anche per struccarsi. Non so se si possono utilizzare per struccarsi questi di Lush, però mi ispira la cosa. Altra cosa nuova tra le novità, poi ovviamente se andate in negozio troverete anche tantissime altre novità, queste sono solo alcune. C'è una bomba da bagno che si chiama Incredible Mamma, Incredibile Mamma, e le bombe da bagno hanno al loro interno una sorpresa, guardate che figo, sarebbe praticamente la mamma supereroe, guardate. No vabbè, la amo, cioè Lush veramente fa questi prodotti, a parte che ogni volta, questa è buonissima l'odore, mamma mia, mi vorrei fare un bagno ora. A parte stavo dicendo che Lush, cioè in quanto a inventiva, sta veramente una spanna sopra tutti, ma poi fanno veramente tantissime iniziative benefiche, sono veramente un brand da sostenere secondo me. Poi altre novità sono loro, cioè loro proprio sarebbero da lanciare in aria, però sui cartoncini, raga, questi sono pieni, quindi lanciamo, ecco, questo che è pieno, yuhu! E sono i nuovi lipstick di Neve Cosmetics. Io un po' su Instagram ve li ho fatti intravedere ogni giorno sulle labbra, comunque sono 14 nuance e hanno questo packaging qua, bellissimo, specchiato, violaceo, meraviglioso, e i colori che ho indossato comunque sono tutti nude e vi posso dire che sono super confortevoli. Non sono dei rossetti duraturi ovviamente, sono più che altro creamy, però per chi ha le labbra secche o anche l'estate, secondo me all'effetto lucido a me piace un botto, quindi ovviamente sono di parte, però non posso che dirvi sì, sono belli. Allora, vi faccio vedere velocemente le colorazioni. Mi hanno mandato Pink Donut, che è appunto un colore rosa con una punta forse salmonata. Questo qua è appunto Pink Donut. Poi abbiamo Sakura Moshi, che è quello che indosso nel video, quindi vabbè, un po' inutile lo swatches sulla mano, però ve lo faccio vedere lo stesso, che è sicuramente un nude un po' più di carattere, più forte, sempre sulla scia comunque del rosato, un rosa scuro. Poi abbiamo Cherry Pie. Cherry Pie è questo bellissimo rosso, che è il classico rosso, secondo me, tipo sullo stile Russian Red, Biancaneve, cioè proprio bello. Il rosso per eccellenza, diciamo. Poi abbiamo Syrup Waffle, che è proprio appunto ispirato al waffle, quindi sa da magnà, ed è un colore ovviamente che tende più sul marrone, è comunque nude. Io adoro perché hanno fatto uscire un botto di nude marrone, questo qua bellissimo. Ragazze, i colori che ha fatto Neve, secondo me non ce n'è uno che
non è bello, perché comunque sono tutti colori secondo me portabilissimi da tutte, anche i più chiari, e quindi cioè da tutte, dalla maggior parte, sia con carnagione chiara che scura, e quindi comunque a me piacciono, cioè sono contentissima della scelta cromatica. E poi c'è Almond Cookie, che è appunto un colore ispirato alla mandorla, ai biscottini alla mandorla, ed è anche questo marroncino, vedete, però più chiaro di waffle, vedete, questo poi ha più una punta rossa mattone, questa più appunto marroncina. Poi abbiamo uno super estivo, che è Fruit Sushi, cioè raga, per favore, io ho già voglia di sushi, ed è questo è estivo al massimo. Questo è proprio un colore fluo che a me ricorda di MAC, tipo Costa Chic, per farvi capire il genere, se ce l'avete. Eccolo qua, è bellissimo, vi giuro, io questo l'ho indossato e secondo me alle bionde, ma in generale proprio per l'estate sta benissimo. E poi andiamo avanti con Plum Cake, bellissimo, questo un po' più scuro, è un colore diciamo proprio che si discosta dai precedenti, più scuro. Strawberry Sunday, che è un colore appunto proprio fragola accesa, però con una punta di prevalenza fucsia rispetto al rosso. Di solito è più rosso il color fragola, si dice appunto rosso fragola, invece qua secondo me c'è una componente un po' più fucsietta. E poi abbiamo il colore Chocolate Eclair, quindi un color cioccolato, che è un rosso scuro, eccolo qua, molto particolare perché sembra avere tipo una componente marrone, guardate, ed è praticamente la versione più rossa di questo qua. Questo ha una punta un po' più violacea e questo è più rosso. Comunque, cioè, le colorazioni, ragazze, voi confermatemi o smentitemi se non sono belle e abbastanza portabili da tutte. Ok, abbiamo mousse framboise, non so dirlo, è francese questo, neve per favore, che è il classico colore fucsia, cioè questo nulla di più e nulla di meno da un classico colore fucsia, però al contrario di tutti i fucsia caldi, questo è a base fredda, quindi più portabile, non fa l'effetto denti gialli. Poi andiamo con un nude rosato e parliamo di panna cotta, buona. Panna cotta è un nude bellissimo, molto elegante, molto sexy, perfetto secondo me per degli smokey eyes sugli occhi, ma anche per un uso quotidiano tranquillissimo, e è il più chiaro tra tutti. Poi abbiamo Blueberry Pancake, che è un colore invece sul viola, eccolo qua, molto bello anche questo, strano. E poi abbiamo quasi finito, giuro, con i rossetti di neve, però ci tenevo a farveli vedere tutti, anche se magari sulle labbra sarebbe stato più bello, però essendo che sono molto creamy hanno bisogno di tempo per essere applicati e soprattutto cioè di rimettere sempre il fondotinta, quindi poi venivo con qua tutto a chiazze. Poi c'è Apfelstrudel, vabbè, che è bellissimo, è molto particolare, questo è metallico. Ed è uno di quei rossetti che a me ricorda tipo gli anni 90, un po' tipo mia madre, è un violaceo metallizzato, è molto particolare questo. E l'ultimo che vi mostro è Raspberry Jelly, è questo colore qua, molto 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 carino anche questo. Ho cercato di pulirmi le mani, ma sembra che sia stata da un macellaio. Comunque, altro super pacco viene da Sabon, cioè guardate, pesa un boato. Allora, io sono stata a un evento a Cola di Rienzo, che finalmente ha riaperto lo store. Comunque Sabon mi ha riservato il 20%, quindi se voi volete acquistare sul loro sito o nel loro negozi, vi basterà comunicare questo codice che vi metto qui. Io non sono assolutamente affiliata, nel senso che non ci prendo nulla, però almeno voi potete acquistare col 20%. Comunque, allora, loro mi hanno dato questa scatola che contiene tutti questi prodotti. Allora, li vediamo subito. Secondo me Sabon, vi dico brevemente, è un brand di lusso che ha dei prodotti di una qualità eccezionale. Alcuni sono comunque di
gran lunga con ingredienti naturali e sono la maggior parte senza SLES, parabeni, SLS appunto. Comunque allora loro mi hanno mandato un lip balm in questa confezione figherrima di latta e questo è al gusto mango e kiwi, cioè ragazze questo dovete andarlo a sniffare perché è qualcosa di buonissimo, mi viene voglia di mangiare, vabbè che a me mi viene comunque, però è buonissimo, mamma mia. E la cosa figa è che volendo si può estrarre, quindi una volta terminato questa scatolina bellissima la potrete utilizzare come portagioglie. Comunque questo qui è il lip balm ed è buonissimo, ve lo giuro. Altra cosa che contiene, ed è il pezzo più bello per quanto mi riguarda, è il loro scrub. Questo qua è lo scrub al jasmine delicato, delicate jasmine, ed è praticamente uno scrub con i sali del Mar Morto, se non erro. Comunque i scrub, Dio non riesco ad aprirlo, vabbè, comunque, i scrub di Sabol sono buonissimi, hanno dei granuli che ti scrubbano veramente bene. Io solitamente alle braccia ho tutte dei bollicine rilievo e questo è l'unico scrub che mi risolve il problema, perché l'estate è veramente antiestetico, soprattutto col sole le bollicine rosse qua si vedono di più, e questo è l'unico che mi risolve il problema. E poi come potete vedere ha una parte davvero molto oleosa, quindi scrubba forte ma idrata allo stesso tempo ed è buonissimo, la fragranza rimane tantissimo in bagno e sul corpo. E poi quando comprate lo scrub vi danno anche il dosatore di legno, carinissimo, questo lo potete utilizzare poi anche per, non lo so, le piantine, boh, lo potete mettere nei vasetti, non lo so, è troppo carino il legno. Poi mi hanno dato le salviettine struccanti, no scusate, sono solo salviettine, sono 15 e sono senza alcol, contengono aloe vera e sono queste qua, vabbè, delle classiche salviettine. Poi c'era l'asciugamanino, guardate che carino questo set, con lo shower oil, quindi appunto con l'olio corpo, e questo contiene 4 oli naturali e appunto ha 40 ml, ha il dosatore tipo sapone e la cosa carina è sempre alla fragranza di jasmine, che è una fragranza molto delicata. Poi c'è il bagno schiuma, io il bagno schiuma di Sabon li avevo già provati molti anni fa e sono buonissimi, soprattutto quando avete queste cose, perché sono i pochi, alcuni dei pochi che non bruciano, mamma mia, buonissimi. E anche questi sono come tipo quelli di Lush che vi rimangono addosso, o perlomeno almeno sul mio pH. Poi c'è una candela messa in questo contenitore, guardate che bello che è, molto elegante secondo me anche come regalo, ed è sempre alla fragranza di jasmine, e questa è appunto la candela che ha lo stoppino. Tra l'altro loro vendono anche altre candele che hanno due stoppini, sono cere sempre 100% naturali se non erro, quindi comunque non fanno male, le potete anche annusare e stare lì con le finestre chiuse e sono veramente fantastiche. Poi mi hanno dato un dosatore che si può mettere ad esempio al bagno schiuma e potete riciclarlo quando ricomprate i vari bagno schiuma, un'altra lavetta Sabon, poi la Silky Body Milk, quindi il latte corpo, questo qui è il Clear Dream con olio di mandorla, è tipo latte, mamma mia questo è buonissimo, cioè ragazzi ve lo farei annusare, vi giuro, a me tra Sabon e Lush, cioè mi coccolano in una maniera pazzesca. E poi guardate, cioè questo è finissimo, è il travel set, quindi un set da viaggio che praticamente contiene 3 stick che hanno, allora uno è la crema corpo, sì, body lotion con avocado e oliva, poi c'è la crema mani e la crema piedi, quindi veramente perfetto, un set completo secondo me estivo, soprattutto perché anche i piedi d'estate io tendo a curarli di più, e sono così formati viaggio, vanno benissimo anche da portare in aereo perché sono 30 ml l'uno. E ora ve li apro per farvi vedere anche quanto cavolo sono belli secondo me esteticamente i packaging di Sabon. Poi i tubicini così io li amo perché mi ricordano tipo i colori a tempera che usavo da bambina. E quindi niente, vabbè, questo è più chiaro ovviamente, cioè riprendono il colore del, dell'esterno, diciamo, carinissimi.
E questo è tutto per quanto riguarda Sabon. Per quanto riguarda gli acquisti delle scarpe che ho fatto, a me servivano delle scarpe per l'uso quotidiano, perché adesso sta iniziando a fare caldo e quindi non sono più buoni i miei stivali e non ho tantissime scarpe estive se non con i tacchi, quindi volevo delle scarpe più basse. Sono andata da Pittarello perché ha dei prezzi davvero top, secondo me c'era tipo il 30% se vi scaricavate l'applicazione, e quindi l'ho scaricata e ho preso queste che sono un po' da vecchia, scusate, sono sporche, comunque vabbè. Questo stile qua mi piacevano perché erano oro glitter e hanno il tacco, quindi non sono rasoterra e mi piacciono un botto. Lo so che sono un po' stile vecchia, però io le adoro, non ci posso fare niente. E queste costavano a prezzo pieno 20 euro, poi c'era appunto da applicare il 30. Poi altre scarpe che sicuramente queste vi piaceranno di più, ma sono un po' lercette, sono tipo delle sneaker che hanno la particolarità delle perle e poi l'argentato qui dietro, cioè a me piacciono tantissimo, sono un po' lercette, e queste venivano 19 euro. L'ultimo paio l'ho preso sulla Tuscolana da Jessica, che costavano tipo 8 euro, una cosa del genere, veramente pochissimo, e sono queste che sicuramente faranno schifo a tutte, però io le amo, cioè sono così, e hanno questo tacco che io adoro, e hanno questa stella che ovviamente fa intravedere il piede, volendo le potete portare con i pedalini corti o senza, e mi piacciono tantissimo per l'uso quotidiano, non potete capire quanto sono comode, ma allo stesso tempo mi piace il fatto che hanno il tacco. Ultimamente sto in fissa per questi modelli, quindi se conoscete dei siti, perché invece in giro non trovo grandi cose, però se conoscete dei siti che vendono questo genere, fatemi sapere con un commento qua sotto, magari lasciandomi anche il link. Ok, ho parlato abbastanza, ho altri prodotti da farvi vedere, ma sto aspettando altri ordini, quindi vi mostrerò tutto 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 insieme, anche perché ho parlato già abbastanza e devo uscire. Detto questo, mando un super bacio e noi, se vi piace, ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi, ciao!